Buongiorno a tutti e benvenuti all'Open Day dell'Università degli Studi dell'Insubria anno 2020. Mi chiamo Francesca Reato, sono il coordinatore del Master per Infermieri di Sala Operatoria, diretto dal professor Giulio Carcano. Il tutor del tirocinio curricolare è il dottor Riccardo Cusma Piccione e insieme ad alcuni discenti della terza edizione siamo qui a presentarvi il percorso formativo. Partirà nell'anno 2021 la quarta edizione. In questo momento siamo verso la fine dell'edizione terza. E oltre a raccontarvi nelle prime slide quello che è il piano studi con le sue caratteristiche, interverranno appunto i discenti per raccontarvi un po' la loro esperienza. Nella home page del sito di Ateneo, che trovate chiaramente all'indirizzo www.uninsubria.it, c'è una sezione dedicata alla didattica. E questa sezione offre un menu a tendina dove trovate proprio la parte dedicata ai master, tra tutte le offerte formative dei master di primo e secondo livello, trovate il master di primo livello per infermieri di sala operatoria. In questo momento le informazioni a disposizione sul sito sono quelle riguardanti il bando della terza edizione. Potete trovare il piano studi, costi, modalità di iscrizione e tutto quello che comunque è la proposta formativa in corso. La quarta edizione prevederà una proposta formativa pressoché sovrapponibile alla precedente. E il bando verrà pubblicato circa fine anno 2020. Il master afferisce al Dipartimento di Medicina e Chirurgia, ha una durata biennale e questa scelta, si è mantenuta sin dalla sua prima edizione. Siamo alla terza edizione, che prevede un totale di 3.150 ore per 126 crediti formativi universitari. Come anticipato in precedenza, la proposta per la quarta edizione sarà pressoché sovrapponibile a quella in corso. Il percorso prevede 8 insegnamenti suddivisi tra didattica frontale e metodologie didattiche attive, come in particolar modo quella dell'apprendimento esperienziale, per un totale di 68 CFU. Si aggiunge un insegnamento completamente dedicato alle simulazioni, sono 300 ore per 12 CFU totali. Chiaramente c'è una parte importante dedicata al tirocinio clinico assistenziale professionalizzante, per un totale di 1.000 ore tra la presenza effettiva in tirocinio e le ore di studio individuali per un totale di 40 CFU. Si aggiunge all'offerta formativa un'attività scelta dello studente, che è l'attività didattica elettiva, per un totale di 25 ore un CFU corrispondente e la prova finale, che chiaramente prevede lo sviluppo di una tesi e la dissertazione finale, per un totale di 125 ore e 5 CFU. La quarta edizione verrà avviata ad inizio anno 2021. A differenza della terza, propone 10 insegnamenti. I primi 7 sono dedicati alla didattica frontale. Verranno trattati argomenti riguardanti la struttura delle sale operatorie, l'organizzazione, le tecnologie, i sistemi informativi, tutti gli aspetti riconducibili alla clinical governance e alle competenze trasversali, e poi chiaramente ci si addentrerà in quelli che sono tutti gli aspetti clinico-assistenziali della chirurgia di base, della chirurgia specialistica e dell'infermieristica, che all'interno di questo master viene suddivisa in due macro aree. La prima è il perianestesiologico, tutto ciò che riguarda la condotta anestesiologica, e l'altra è quella del perioperatorio, che riguarda
tutto ciò che tratta argomenti riconducibili all'intervento chirurgico è la strumentazione. L'ottavo, il nono e il decimo insegnamento sono delle peculiarità del master. Richiamano aspetti estremamente innovativi. L'insegnamento 8 prende in considerazione lo sviluppo e l'allenamento di competenze che non sono riconducibili alla tecnica. Verranno allenate queste competenze attraverso metodologie didattiche attive come appunto l'apprendimento esperienziale. Il non insegnamento rispetto alle precedenti edizioni che prendeva in considerazione solo le simulazioni, oggi viene proposto con l'inserimento di laboratori. Novità della quarta edizione è un insegnamento completamente dedicato al progetto ORALS. ORALS sta per Advanced Life Support in Operating Room. Nella precedente edizione c'erano alcuni moduli dedicati a questo progetto e dalla quarta edizione in realtà ci sarà proprio un insegnamento completamente dedicato alla gestione fondamentalmente di urgenza-emergenza in sala operatoria. L'ottavo insegnamento è dedicato al modello LANCE. Il modello LANCE è stato creato sin dalla prima edizione del Master. Fa riferimento a tutte quelle competenze che non sono riconducibili alla tecnica. La letteratura le chiama in particolar modo life skills e non technical skills. Si sostiene che in un ambiente socio-tecnico complesso come quello delle sale operatorie, oltre a risultare fondamentale chiaramente tutte le competenze tecniche, risultano fondamentali anche competenze che non sono riconducibili alla tecnica, come ad esempio la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di gestire il tempo, di gestire le attività, la consapevolezza della situazione, la capacità di comunicare e relazionarsi all'equipe di sala operatoria in modo efficace, funzionale, la capacità di prendere buone decisioni, la capacità di risolvere i problemi e sempre più importante, soprattutto nell'era dell'intelligenza artificiale, la capacità, oltre a chiaramente essere empatici e quindi comprendere le emozioni dell'altro, la capacità di gestire le proprie emozioni e quindi l'intelligenza emotiva. Lascio la parola al dottor Cusmà Piccione Riccardo, è il collega che vi presenterà il nono e il decimo insegnamento, e poi lasciamo spazio ai discenti della terza edizione che vi raccontano la loro esperienza. Nelle precedenti edizioni, incrementata poi nella quarta, sono stati inseriti due ulteriori moduli, di cui uno rappresentato dai laboratori di simulazione. Lo scopo di questo modulo è quello di preparare lo studente al meglio per affrontare il tirocinio clinico e permettere di consolidare quanto appreso nella parte teorica attraverso, appunto, casi clinici di simulazione, riproponendo quindi un ambiente di sala operatoria, e permettere di affrontare tutte quelle pratiche legate all'ambiente anestesiologico e all'ambiente chirurgico. Esempi di simulazione poi hanno riguardato l'assistenza infermieristica in sala operatoria al paziente politraumatizzato, la gestione avanzata delle vie aeree, la mobilizzazione del paziente, elementi di crisis resource management e il supporto vitale avanzato della persona all'interno della sala operatoria. Proprio in merito al supporto vitale avanzato, un apposito modulo è stato creato e sviluppato nella terza edizione e nella quarta edizione. Lo scopo è quello di analizzare le principali cause che risultano peculiari rispetto agli altri setting ospedalieri della gestione dell'arresto cardiaco in sala operatoria, che prevede l'utilizzo di protocolli specifici, proprio per via dell'ambiente altamente complesso sia in ambito tecnologico che multidisciplinare. Il modulo risulta costituito da un 40% rappresentante la parte teorica e un 60% la parte pratica attraverso simulazioni ad alta fedeltà di urgenza-emergenza in sala operatoria. Ora però lascio la parola ai nostri studenti.
Premesso che nella realtà di un blocco operatorio non è presente solo il momento dell'intervento chirurgico, ma ci sono fasi perioperatorie e perianestesiologiche, potete già capire come la figura dell'infermiere assuma diversi ruoli, dettati dunque dall'organizzazione del lavoro. Sono sicura che appena vi ho nominato la parola infermiere e sala operatoria, voi abbiate pensato all'infermiere strumentista. Certamente presente anche lui, ma non si tratta di una figura a sé stante. Infatti sono ben presenti quattro figure che l'infermiere può ricoprire e ciò è dovuto all'elevata complessità assistenziale delle metodiche anestesiologiche e chirurgiche. Di centrale di sterilizzazione è il garante dell'efficacia e affidabilità del processo di sterilizzazione, ovvero ciò che determina l'uccisione di tutti i microrganismi patogeni. Infermiere di recovery room è colui che si occupa prettamente del post-operatorio, ovvero quando il paziente, una volta uscito dalla sala operatoria, ha bisogno di un periodo di osservazione per garantire la stabilità dei parametri vitali prima di essere trasferito nel reparto di provenienza. L'infermiere strumentista collabora con i chirurghi. Luogo comune è ritenere questa figura un mero tecnico, ma non è così. Deve saper gestire una situazione adrenalinica, utilizzando le migliori doti comunicative, cercando di creare una situazione più o meno rilassata e dovendo anticipare i gesti dei chirurghi, al fine di ridurre i tempi e favorire il lavoro di equipe, partendo da un ottimo ordine mentale degli strumenti chirurgici. L'infermiere di anestesia collabora a stretto contatto con l'anestesista, un occhio è sempre fisso sul monitor e sul ventilatore, un altro sul campo operatorio per cercare di comprendere le varie fasi dell'intervento e quindi la diversa gestione dei farmaci, il tutto senza dimenticare i gesti di cura. Spero che vi sia chiaro il motivo della durata biennale di questo master, ovvero poter formare professionisti qualificati dell'assistenza specialistica in sala operatoria in continua condivisione del lavoro d'equipe e dunque non solamente degli strumentisti. Durante il nostro percorso di studio, oltre alle classiche lezioni frontali, abbiamo svolto attività di formazione pratica in aula. Abbiamo affrontato l'ambito perianestesiologico con l'aiuto di professionisti esperti che ci hanno spiegato il funzionamento dei principali macchinari utilizzati nella pratica clinica e che abbiamo avuto modo di conoscere durante i tirocini formativi. Inoltre, con l'aiuto di manichini didattici, abbiamo imparato le principali tecniche di gestione avanzata delle vie aeree. L'ambito perioperatorio, invece, l'abbiamo affrontato toccando con mano lo strumentario chirurgico, imparando a conoscerlo prima in aula per poi riuscire ad utilizzarlo correttamente durante i tirocini curriculari. La formazione in aula è stata utile per mettere in pratica le nozioni teoriche acquisite durante il percorso di studio. Il tirocinio clinico rappresenta una delle attività peculiari di questo master, che ci permette di andare ad integrare le conoscenze apprese in aula, affiancati da un tutor esperto capace di guidarci in questo percorso di crescita. I tirocini vengono svolti nei diversi contesti che caratterizzano il mondo della sala operatoria, partendo dalla sterilizzazione fino ad arrivare alle attività di sala operatoria, vissute tanto dal punto di vista dello strumentista quanto del nurse d'anestesia. Come studenti abbiamo avuto l'opportunità di partecipare a tante simulazioni durante il percorso formativo biennale. Attraverso la simulazione abbiamo potuto mettere in pratica le competenze tecniche e sviluppare le competenze non tecniche, parti fondamentali del percorso formativo. La simulazione, rispecchiando molto l'ambiente lavorativo della sala operatoria, ci ha portato a fronteggiare un grande impatto emotivo, tra cui la gestione dello stress, problem solving, leadership che emergono quotidianamente. Questo ci ha permesso di integrare a 360 gradi tutti gli insegnamenti appresi. Uno dei lati positivi di questo lavoro è sicuramente il continuo aggiornamento, un po' imposto dalle nuove scoperte in ambito scientifico, un po' imposto dalla volontà di ciascuno di noi di rimanere costantemente aggiornati. Questo master, infatti, ci ha dato la possibilità di partecipare a congressi nazionali e non solo come semplici uditori. Immagino che a tutti voi pesi il dover fare i compiti, però provate a immaginare se con quel compito imposto da un vostro docente voi riusciste a essere selezionati a un congresso nazionale. Quanto potrebbe essere soddisfacente? Così è stato per due di noi. Una ragazza ha pubblicato il proprio lavoro tramite poster, mentre l'altra ha esposto il suo con una presentazione orale e ha vinto il primo premio. Oltre all'orgoglio provato nell'udire la presentazione di due nostri docenti a questo convegno. Partecipare a questo tipo di iniziativa, come ad altri progetti di docenti e università, è davvero un'esperienza immersiva. Condivisione, proposte, accettazione incondizionata, le parole all'ordine del giorno. Unico obiettivo, partecipare alle idee di tutti.
Essere parte attiva di una squadra il cui obiettivo è creare conoscenza, e questo è quanto di bello ci regala l'esperienza di questo master. Nell'immaginario comune pensare che in sala operatoria sia ridotto al minimo, se non quasi assente, l'assistenza infermieristica. Ogni giorno, invece, noi infermieri di sala operatoria compiamo gesti e azioni verso noi stessi e verso il paziente propri dell'assistenza infermieristica. Bisogna, prima di tutto, dire che il paziente che deve essere operato è un paziente ansioso e preoccupato per l'intervento e per l'anestesia che dovrà affrontare e che in pochi minuti deve avere fiducia in te. Essenziali in questo ambito sono tutti quei gesti di cura che ogni infermiere di sala operatoria mette in atto quotidianamente. Gesti di cura indirizzati a creare fiducia nell'altro, come per esempio un tocco della mano, guardarlo negli occhi, chiedergli di lui e della propria famiglia. Altri gesti che si mettono in atto sono per esempio stare meticolosamente attenti alla sterilità quando si prepara un campo operatorio con sopra tutto il necessario per quell'intervento chirurgico, in modo tale da rendere anche più agevole il lavoro del chirurgo, creando così un ambiente favorevole e adeguato per quell'intervento. Gesti di cura che, come accennato all'inizio, non sono solo verso il paziente, ma sono anche verso noi stessi, tramite competenze non tecniche in cui impariamo a riconoscere le nostre emozioni e quindi poi a gestirle in situazioni di stress o in situazioni in cui il paziente rischia davvero di essere in pericolo, come una comune situazione di emergenza. Tutto questo deriva dalle competenze non tecniche che in questo master, tramite simulazioni, cerchi emozionali ed esercizi che facciamo in classe, impariamo a riconoscere le nostre emozioni, a dargli un nome e poi a gestirle, per avere come risultato un'ottima assistenza del paziente, dalla presa in carico nel blocco operatorio fino alla sua dimissione nel proprio reparto di provenienza. Quindi mi sento di dire che il bello della sala operatoria è proprio questo, che non è essenziale la quantità di tempo, ma la qualità con la quale si instaura una relazione di cura. Per ringraziarvi per averci ascoltato, mi piacerebbe lasciarvi con questa frase: ma nulla di splendido è stato realizzato se non da chi ha osato credere che dentro di sé ci fosse qualcosa di più grande delle circostanze.